Quindi è ufficiale, Joan Zarco lascia la Ducati e va in onda LCR. Allora, per il momento è ufficiale soltanto che lascia la Ducati, non è stato ancora ufficializzato il suo passaggio in onda LCR, ma Zarco ha parlato pubblicamente di 2 anni di contratto con la Honda, insomma, non ha nascosto che quella è la sua destinazione nel team LCR al posto di Alex Rins, che ricordiamolo, l'anno prossimo sarà in Yamaha. Allora, facciamo un piccolo riassunto di come si è arrivati a questa situazione. Allora, Ducati cosa offriva a Joan Zarco? Allora, intanto va detto che Paolo Campinotti avrebbe confermato Joan Zarco per i prossimi 2 anni. Paolo Campinotti è molto legato a Joan Zarco, lo considera un pilota di ottimo livello e adatto alla sua squadra. Però Ducati, che ricordiamolo, non, di fatto decide i piloti di quella squadra, è una squadra che ha le moto ufficiali, quindi insomma Ducati ha grande voce in capitolo nelle decisioni del team Pramac. Allora, Ducati che cosa ha offerto a Joan Zarco? Ducati ha offerto un anno di contratto in MotoGP e un secondo anno nel 2025 di contratto in Superbike per provare a vincere il mondiale delle derivate di serie. Allora, a me personalmente questa offerta mi sembrava molto ragionevole. Allora, Joan Zarco è un pilota che è in Ducati dal 2020, ha portato sicuramente, ha contribuito a rendere la Ducati più competitiva, ha fatto un lavoro da collaudatore in alcuni momenti, soprattutto nella passata stagione, in quella precedente ancora, quindi ha portato avanti un lavoro importante per Ducati, però va sottolineato che ancora Joan Zarco non ha vinto nemmeno un Gran Premio con la Ducati, ci è andato vicino qualche volta, ma di fatto non ci è ancora riuscito. Quindi ormai diciamo che tutto quello che poteva dare alla Ducati si sa, è conosciuto. Ducati non si aspetta dei risultati migliori rispetto a quelli ottenuti fino adesso. Ci può stare, ci sta. È una scelta, secondo me, è una considerazione, secondo me, condivisibile, sempre ammesso che loro abbiano fatto questa considerazione. E quindi, però, ha proposto questo tipo di contratto a Joan Zarco. Ripeto, secondo me, un contratto assolutamente ragionevole, considerando l'età di Zarco, considerando quello che ha fatto Zarco in questi anni e considerando, insomma, quanti piloti ambiscono a quel posto lì. Io non lo so se questa offerta è arrivata troppo tardi o se comunque Zarco si è sentito un po' sminuito in Ducati, si è sentito poco considerato in Ducati. Probabilmente lui si aspettava un altro tipo di trattamento e lui ha dichiarato che ha scelto la Honda, lo ha detto proprio lui stesso, perché questa scelta gli permette di stare 2 anni in MotoGP. Per carità, una scelta assolutamente rispettabile. Ecco, però è una scelta rischiosa perché sappiamo in che difficoltà è la Honda in questo momento. È vero che Honda is Honda, questo lo sentiamo ripetere da quando esistono le corse, però Honda was Honda, Honda era la Honda una volta, adesso non è più quella Honda là. Le difficoltà sono evidenti. Persino Marc Marquez fa fatica con questa moto. Ecco, pensare che nel 2024 ci possa essere un cambio molto importante, io credo che sia una scommessa, quasi una scommessa come quella che fece Zarco quando lasciò la Yamaha per andare alla KTM, se non ricordo male, era il 2019. Allora la KTM era molto indietro. Ma come lo è la Honda in questo momento? E ricordiamo come è andata a finire. Zarco a metà stagione chiese di rompere il contratto con KTM perché non era più in grado di gestire la situazione. È un po' quello che sta succedendo a Joan Mir adesso con la Honda. Anche oggi Mir è caduto mentre era sedicesimo. Credo che non abbia finito una gara quest'anno a 5 punti in totale. È un Mir che ha anche pensato di smettere. Ecco. Io mi chiedo se Joan Zarco
riflettuto su questo aspetto, se ha pensato alle difficoltà che aveva incontrato in KTM per provare a portare avanti lo sviluppo di quella moto, e se è consapevole delle difficoltà a cui va incontro. Marquez l'ha detto, anche Mir e Rins sembravano dovessero portare chissà cosa, ma anche loro sono in grande difficoltà. Insomma, è una sfida molto molto complicata, però lui ha scelto questa strada per rimanere 2 anni in MotoGP, e probabilmente anche per una questione di soldi. Sicuramente Honda gli garantisce più soldi rispetto a quelli che gli avrebbe offerto la Ducati. Ecco, però, riassumendo, io condivido la proposta che è stata fatta da Ducati, e considero, allora, mettiamola così, se io fossi stato Joan Zarco, io sarei rimasto in Ducati, provando a vincere nel 2024 il Gran Premio, sempre ammesso che non ci riesca nelle ultime 9 gare che mancano in questa stagione, e avrei provato a ottenere un grande risultato per poi andare in Superbike per provare a vincere il mondiale, un po' come ha fatto Álvaro Bautista. Abbiamo visto che porte si sono aperte per Álvaro Bautista, che successi ha conquistato Álvaro Bautista. Ecco, io sinceramente avrei scelto l'opzione 1+1 offerta dalla Ducati. Lui invece ha preferito appunto i 2 anni di contratto. Ecco, io sono dubbioso su questa scelta di Zarco, naturalmente super rispettabile, non so il retroscena, ma ripeto, fossi stato io avrei scelto l'opzione Ducati. E questa è la notizia in prima fila di oggi. Io sono lo Zan, vorrei sapere la vostra opinione.